Siamo qui con Corrado Dato dell'azienda Nidec Asi. Anche l'azienda Nidec si è unita a noi in questi Technology Days dedicati all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili. Siamo qui a Selye, quindi nella tappa finale del roadshow. Corrado, se ci presenti brevemente la tua azienda, grazie. Sì, la nostra azienda si occupa principalmente di elettronica di potenza e integrazione di sistemi, ovviamente legati anche alle rinnovabili, e in questo momento siamo particolarmente attenti appunto alla parte di energy storage, che è l'ultima frontiera sulla quale ci chiedono di concentrarci appunto gli installatori e gli sviluppatori di reti. Su quali mercati siete presenti? Diciamo, principalmente la parte occidentale europea rappresenta ancora il nostro terreno più fertile. Tuttavia questa opportunità di incontro con l'area East Europe e Balcani ci sta dando la conferma che vi sono delle ampi spazi, ampie risorse da studiare nel settore delle rinnovabili, intese come reti intelligenti e stoccaggio energetico, in quanto questi paesi contengono dentro di loro le risorse tecnologiche per cooperare con noi, in particolare gestori di rete e le società di ingegneria, e quindi siamo convinti che anche in quest'area europea in un prossimo futuro vedremo degli interessanti sviluppi. Il tuo bilancio da questi, tu hai partecipato alla tappa croata, a questa tappa slovena, le tue prime impressioni sugli operatori locali, sul mercato che hai avuto modo di approcciare in questi due giorni? Si va dalla cogenerazione, dai sistemi di cogenerazione che sono stati i primi a proporsi, parlo di integratori di sistema, fino a adesso, oggi appunto, addirittura cosiddetti sviluppatori di reti e sistemi, software house che si occupano appunto di programmazione. Quindi lo spettro che ci si è presentato davanti è molto ampio, dobbiamo valutare proprio come interfacciarlo con le nostre potenzialità e adattarci a nostra volta al più presto per rincorrere queste nuove richieste. E brevemente, per chiudere, i punti di forza dell'azienda che rappresenti? Sicuramente la ricerca sull'elettronica di potenza unita alle prossime frontiere che stiamo traguardando per quanto riguarda le reti intelligenti rappresentano a mio parere i punti di forza, i punti di eccellenza di Nidec Asi, quindi ci sentiamo pronti a queste sfide, sebbene sono ancora sfide in una fase embrionale, ma ci sentiamo pronti ad affrontarle. Grazie.